Ben tornati nel mio canale O benvenuti nel mio canale Io sono Valuccia Sims E oggi siamo di nuovo qui ragazzi Con un nuovo episodio della nostra 100 Baby Challenge Siamo ragazzi tornati dalla nostra Charlotte Quindi dalla nostra matriarca Che è qui al computer ragazzi L'ho trovata qui e vi informo di una cosa. Come potete vedere, partorisci tra siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e il piccolo o la piccola che nascerà all'ottavo. Quindi la nostra resterà, ahimè, ragazzi, bloccata. Per quanto concerne il passaggio, diciamo, d'età. Ehm, sì, nel senso si sbloccherà, ragazzi. Andrà avanti così perché, ahimè, non potrà rimanere di nuovo incinta, almeno non subito. Allora, dunque, vediamo un po' come va la situazione. Lei deve raggiungermi il livello 3 di un'abilità, ragazzi, perché devo darmi da fare con lei in questo episodio. Se ne deve andare in modo che la nostra Charlotte, Charlotte scusate, possa, ehm, insomma, no, rimanere di nuovo incinta. Direi che, visto che la nostra vuole preparare le tre al formaggio grigliato anche come aspirazione, perché impedirglielo, ragazzi? Lasciamo la roba qui. Questo qui non so cos'è. Ripuliamolo. E la nostra inizierà, ragazzi. Se possibile, puoi cucinare del eh. formato festa perché in questa casa, bella mia, solo il formato festa. Ma facciamo il punto della situazione, ragazzi. Come sempre, abbiamo in casa Eliza Turner. La situazione è questa: la nostra è cresciuta appunto con l'aspirazione formaggio grigliato, ragazzi. Garzona del Gorgonzola mi fa morire, va bene. Per quanto riguarda eh, appunto la sua attività scolastica, la carriera studentesca, è una studentessa del da 8, andrà a selezione fra due giorni. Quindi, ragazzi, dobbiamo sfruttare appieno questi due giorni. Io mi concentrerò principalmente su di lei. E eh, deve conseguire il livello 3 di un'abilità. Appunto, ragazzi, mi concentrerò sull'abilità di cucina. Cucinerà fino a che non le cadranno le mani. Dico solo questo. Eh, ok, perfetto. Poi, eh, per quanto invece concerne, vediamo un po' tutto, ma tu hai sto schifo in tasca perché? Vabbè. Che vi devo dire, ragazzi? Oh, boh. Mm, va bene. Eh, allora, dunque, è cresciuta, ragazzi, in questo modo. Ve la mostro. La responsabilità, ragazzi deve ottenermi la responsabilità a palla, perché solo così e con il 10 a scuola potrà sbolognare da questa casa, e lei è creativa e gelosa, Non nonché bebbè be felice ragazzi, beata lei. Allora, detto questo, ragazzi, la, veramente l'episodio si concentrerà su di lei, perché potete ben capire la situazione. Allora, questi li mettiamo via, e tesoro, tu farai solo questo praticamente, quindi continua a cucinare, vai, sii sì, felice e tanti saluti. Abbiamo poi qua invece i piccolini ragazzi. Dunque, abbiamo il piccolo Joseph Turner che sta messo in questo modo: livello 3, livello 2, livello 1, livello 2, livello 2. Quindi, ci diamo da fare con il livello con l'immaginazione. Patato, gioca. Perché ragazzi, deve arrivarmi tutte le abilità almeno al livello 3 per poterlo far passare. D'età, vi ricordo. C'è il piccolo Emanuel Turner 1111 a sfilza di 1, ragazzi. Quindi cerchiamo di lavorare sulla comunicazione. Balbetta patato come se non ci fosse un domani. Notate, ragazzi, che stile, cioè voglio dire, che look formidabile. Qua vedo che accadono cose. C'è Lily Fang che sta sbroccando con le, le foglie. Mazza, va bene. E di qua invece abbiamo eh, carissima Federica Colombo, ok, sta pescando. E infine abbiamo anche Anthony, il patatosissimo, che ha anche lui tutte le abilità a livello 1. E una socialità, ragazzi, che fa ribrezzo. Quindi... Basta così, patato. Fatemi controllare un po' tutti. Tre, tre, tre. Ok, il movimento, patato. Vai. Il movimento è quello che ci vuole, quindi impila. Eh Charlotte ora devi intervenire Vieni anche tu qui patato ad impilare E la nostra dovrà schiodare da davanti al computer che Perché direi che non mi dispiace come cosa E dovrà venire qui e fare una cura di neonati super efficiente Perché se abbiamo altri ragazzi eh, Abbiamo alt altri due pargoli Ovvero Lucy Tanner ragazzi E Georgia Tanner Due frugolette Eccole qui E quindi si sì, ragazzi Eliza deve darsi proprio da fare quest'oggi Puoi cucinare anche altro, tesoro, eh, non è che ora dobbiamo, da... cioè, ho fatto fare un paio di quelli, fai, che ne so, ecco, insalata giardiniera, datti da fare proprio, veramente, come se non ci fosse un domani, perché è necessario darsi da fare, deve raggiungermi il livello 3 di un'abilità e lo farà, ragazzi, non me ne può fregar di meno. Ok, allora, tesoro, tu invece puoi venire qui e direi che puoi uh, fare una super vendita, vai, vai, amica mia. Nel frattempo, qui come sta andando? Mm, dai, diamoci da fare, eh, patati. Senza mamma Charlotte, ragazzi, vanno un po' più a rilento, però eh, che dobbiamo fare? Tu, patato, comunicazione a livello 2, ma stiamo scherzando, continua a balbettare proprio. raggiunto il livello 2, ragazzi, eh, raggiunto il livello 2. Noi puntiamo al 3. E tanti saluti. Quindi, chi è che ti chiama? Stefania Conti va bene, guarda Stefania abbiamo un sacco di cose da fare, veramente sarebbe bello stare qui a charlare, ecco, l'hanno fatta pure incavolare, tra l'altro, guardatela come è incavolata eh, quella maledetta. Ok, va bene tesoro, stai calma però, va bene ragazzi che vi devo dire, eh, l'adolescenza è così, allora dunque, eh, vai super vendita. Vieni anche qui, tesoro. Fai anche qua una super vendita. Insomma, Charlotte, cerca di darti da fare a modo tuo. Come insomma, al meglio delle tue possibilità. Io ti faccio fare super vendita un po', ovunque, poi fai te. Raggiunto il livello 3 di comunicazione. Bravo patato. Basta così. Basta, basta, basta. Vieni qui, mettiti qui davanti. Tra poco la mamma dovrà intervenire. Lui, ragazzi, è indemoniato. Direi che tu abbracci un pochino così ti riprendi. Perché ragazzi, eh, ahimè. Dai, mammina non può stare dietro proprio a tutti, eh, di conseguenza bisogna anche arrangiarsi un pochino che dobbiamo fare. Però devo dire che sì, dai, stiamo messi bene. Come è venuta questa? Non schifo perché tu ovviamente eri furibonda. Lo sei tuttora, quindi non so cosa potrà mai accadere, ma dettagli. Facciamo vostre le fagioli. Dai, proprio la prima cosa che capita a tiro perché poi quello che cucina, ragazzi, ci interessa ben poco. Hai venduto tutto, amica mia. Bravissima, ma puoi anche. No, non puoi fare altro. Raggiunto il livello 4 di comunicazione, sì, perché si sta consolando, ok. E direi che a questo punto, però, mi devi portare il patatoso qui a usare il vasino, assolutamente. Insegna a usare il vasino al piccolo Emmanuel. Proprio. Corri, tesoro, perché abbiamo una certa urgenza. Ecco, eh, è la lì. Tesoro mio, con calma. Lo so che sei arrabbiata, però... Eh, niente, ragazzi, non ce la fa. Eh, non ce la fa, sta donna. Che vi devo dire? Cioè, per proprio lancia la pentola, ragazzi. Tra un po'... Non lo so, arriva Brindleton Bay. Allora, forza, tesoro. No, non mangiare, però, dai. Non è necessario ancora. Puoi resistere... Lascia questo qui per i tuoi fratelli, guarda, per dei toddler è una mano santa, sto piatto proprio. E come va? Eh, c'è ancora da fare, tesoro mio. C'è ancora da fare. Servi il pranzo, facciamo tra mezzeno BLT vegetariano. Qui come sta andando? Patato, ma vieni a balbettare un pochino, patato. Dai, balbetta senza pensieri proprio, su. Notare che anche quest'altro ragazzo è demoniato. Ecco, non voglio per essere ribelle. Beh, chi se ne frega, patato. Ora, mamma, ti deve. eh. disciplinare poi, eh. Risoluta, tesoro mio, dovrei dirgli di evitare la ribellione perché non si può fare. Forza. Non così, Emanuel. Hai capito? La, la mamma non piace questo tuo atteggiamento. Quindi adesso ti riporta sul vasino. Forza! Ora ci vai sul vasino, per Emanuele? Beh, ragazzi, tesoro, però capisco se non voglio andare su sto schifo, eh. Vorrei, non voglio essere proprio, come dire, petulante, però... Poveraccio. Ok, ci sta chiamando la piccola Georgia. Corri, Charlotte, corri, cura dei neonati super efficiente. Tu, patato, nel frattempo... Qui non bisogna battere la fiacca, eh, patato. Movimento, datti da fare, vieni qui, vieni a impilare proprio come se non ci fosse veramente un domani. Anzi, è vero che fa un po' freddo. Ma perché non vai a giocare nella vasca delle palline? Dovresti riuscire a scendere le scale adesso. Questa è ancora furibonda, ragazzi. Va bene, mangia qualcosa. Ma questo piuttosto, ragazzi, sospeso! Hai cucinato un'altra schifezza, tesoro mio. Più sei furibonda. E più, insomma, farà schifo. So che può essere difficile. Forse è il caso che vieni qui e ti dai una calmata? Eh? Sai, giusto per. Uh, cerca di calmarti un attimino, no? Me la stanno proprio facendo incavolare, ragazzi? Questi messaggini. No, oh, se fu dio bello, patatoso, vai! Vai a giocare fuori. No, tu non la devi fare qui. Perché l'hai fatta qui. Te lo sei dimenticato, vabbè. Dettagli mistici. Forza, Charlotte, dove sei? Ok, cerchiamo un attimino. Eh, lo so tesoro, la rabbia è una cosa molto, molto brutta. Allora, vieni qui tesoro, pulisci. Nel frattempo il patatoso, ecco, triste perché ovviamente ha fatto uno schifo. Movimento, pensiero, vasino. Allora, vieni qui patato anche tu e impila. Per favore. Scusate, ho cambiato la visuale molto rapidamente. Non, non volevo e non dovevo. Charlotte tesoro, però veloce, perché poi dovrà insegnare a usare il vasino anche al piccolo Anthony. Quindi diamoci una mossa. Qua, come va? Possiamo calmarci, per favore, tesoro? Cinque ore di. No, è eh, appunto. Ci siamo date una bella calmata. Eh, andiamo avanti. Servi la cena, facciamo tacos di pesce. Qui come va, patato? Dai, puoi dimenticare questo momento così infelice. Patato tu? Dai, non fare così. E poi anche lui, ragazzi, deve andare a usare il vasino, una tristezza. Quanto hai di vasino, patato? Eh, sì, devi andarci. Guardatelo, sembra un pesciolino. Madonna, ragazzi, è troppo carino. Charlotte lo sai che devi portare anche lui perché insomma vedo che rapidamente qua sta crollando l'igiene e quindi sì, cara mia, vieni qui e fai, insegna a usare il vasino al piccolo Joseph. Dai su. Lei si è calmata ragazzi, tre figli, due figli infelici, una felice, una che dorme, uno tranquillo. Dai, non, non è così male. Oh, lo vedi? tesoro che ora i piatti cominciano insomma a tornare alla normalità è una bella cosa questa quindi servi la cena e fai mm. tacos al tofu dai così tanto ragazzi sono proprio cose veramente a casaccio perché a me interessa che lei appunto raggiunga il livello 3 poi dovrà fare i compiti e iniziare a lavorare sulla responsabilità amore devi andare in bagno giusto la mamma ti porta eh, sarebbe anche bello se risolvessero il bug e la mamma restasse però ragazzi a insegnare ai piccoli come si usa il vasino perché ahimè a causa del bug io ho, ripara ho riparato anche il gioco come vi avevo detto anche in un'altra partita non è servita a niente perciò eh, ragazzi miei ahimè vieni qui tesoro c'è già una porzione bella che è pronta per te qua dai, patato, finisci che poi mangi tu. Dai, tutti a mangiare qualcosa perché ora la stanchezza inizia a farsi sentire. Quindi, forza, prendi una porzione. Anche tu, patato, vieni e prendi una porzione. Almeno camminate da lì a qui, insomma. Tesoro, tu. Come stiamo messi? Dai, ti manca proprio un cincino. com'è è questo coso qua? Buono, dai. Quindi, finisci di servire la cena e fai dei ravioli vegetali. Avanti, su. Ma che bello ragazzi. Ah, volevo dirvi una cosa importantissima ragazzi. Io ho controllato, mi sono fatta, vi ricordate che dovevo farvi sapere tra figli vampiri, gemelli, insomma tutte queste cose, quanti figli avesse Charlotte. Ecco, allora Charlotte attualmente ha 50... Aspettate un attimo, fermati Charlotte! Fermati. Stupidamente ragazzi, non ho pensato. C'è questo ha 54 figli. Ragazzi, la nostra stavo per dire 53, invece no, sono 54. Controllato. E però, come sappiamo, i vampiri valgono doppio, ragazzi. E la nostra attualmente è a quota 57 figli. Quindi devo dire, io poi controllerò meglio perché ora non mi ricordo, ragazzi. Se erano 57 o 59, però mi sembra 57, sì, se non dico stupidaggini. Però ecco poi ripeto io farò comunque, non so ragazzi se fare un video dedicato perché ci ho messo veramente tanto, cioè sono dovuta andare a vedere tutti i video vecchi, quindi io penso che vi dirò giusto i nomi dei figli, me li sono segnati tutti ragazzi, non lo, non lo dirò adesso, e poi vi farò sapere i nomi e a quel punto ragazzi se vi, fa, se vi fidate bene, se no piano piano andate a guardare tutti i video indietro e a controllare appunto che... Io non stai dicendo qualche cavolata appunto, ecco Hai finito tesoro? Oh, ma come livello 3? Praticamente quasi livello 4 adesso, vabbè cioè, Ha avuto un'impennata ragazzi, fantastico Quindi vai in bagno, ti prego Ti fai un bel bagno con la schiuma perché te lo sei meritato Qui, allarme rosso, allarme rosso, Charlotte Cura di neonati super efficiente, poi volevo... Con fare ancora un po di progressi con voi patati è possibile direi di no perché sono stanchissimi quindi no sono già furenti preferisco ragazzi mandarli a dormire farli riposare ma almeno poi il giorno dopo sono come dire fra virgolette operativi ecco fatemi vedere solo una cosa tu però patato puoi venire qui e almeno raggiungere il livello 3 dai magari abbracci ecco cerca di abbracciare di consolarti così patato ma dai almeno il livello 3 direi che è proprio necessario e se la nostra Charlotte finirà in tempo direi di recuperare un po' di attenzione con il piccolino perché ragazzi è proprio il caso quindi direi di fare amichevole rassicuralo assolutamente sì lui è il primo ragazzi che Dovrebbe andare via, quindi cerchiamo di ecco, abbracciare affettuosamente, cerchiamo di. cioè andare via, o meglio, scusate, di crescere. Parla del giorno. Insomma, cerchiamo, ragazzi, di. no? Anche se, per quanto concerne, ragazzi, le abilità, mi sono resa conto di questa cosa. Se mettiamo il caso che anche voi abbiate questo bug come il mio, no? Se fate. Oddio, dov'è? Aspettate, ragazzi, perché non trovo mai un ciurlo quando devo far vedere qualcosa. Allora, eh, se fate schede didattiche, potete appunto insegnare gli oggetti, insegnare i bisogni essenziali così, ragazzi, ehm, riuscite a sviluppare le abilità. Ora io vi faccio vedere, vai Charlotte. Sei ribellato? Ti sei ribellato, patato? Vabbè, sarà stanco, eh, però devo disciplinarti, patato, eh, devo farlo. La mamma deve disciplinarti, eh sì, eh sì, assolutamente sì. Quindi volevo provare veramente a farvi vedere questa cosa. Insegna i bisogni essenziali, Charlotte, dai. Questo intanto lo mettiamo via. Niente, ragazzi, proprio non, non ne vuole sapere, è tremendo. Patato, ma sei tremendo, tu vieni qua, guarda un canale... Ma io non lo so, ma stiamo scherzando. Ma come depresso, patato! Ah, ragazzi. Eh, non possiamo nemmeno disciplinarlo, tesoro, quindi... Ecco, sta sbroccando Charlotte. Devi smetterla di comportarti così con la mamma! Dai, su, facciamo, vediamo questa cosa. Vedete? Lei non si toglie, ragazzi. Io sto mandando avanti veloce proprio per mostrarvi. Di solito tre... Tre secondi e mezzo si alza e se ne va. E invece qui, ragazzi, non se ne va. Quindi, è l'unico modo, ahimè. Patato, ti prego. Dai, arriva al livello 3. Almeno concludiamo almeno arrivando al livello 3 questa giornata. Fai questo progresso, bravo. Dormi. Basta, basta, non ce n'è più bisogno. Vai a dormire, patato, vai. Ok, perfetto. Tu, tesoro, come sta andando? La socialità fa schifo, me ne rendo perfettamente conto Però vedete, lei ragazzi rimane e sta, lo sta aiutando a sviluppare appunto il pensiero Sbrighiamoci perché vorrei arrivare al livello 3 prima che il piccolo crolli Se ce la faccio, la vedo molto drammatica, infatti non ce la facciamo Però magari se crolla un pochino, ragazzi, poi possiamo farcela E lo mandiamo a dormire almeno con il livello 3 Anche perché poi cosa gli mancherebbe? Giusto il basino, credo Ah, no, anche il movimento. Però il vasino, insomma, ragazzi, stiamo lì lì. Lui passerà d'età sicuramente in questo episodio. Questo è poco ma sicuro. Quindi, patato, lo so. Sei stanco. Sei disperato, ma ti prego. Ecco, ragazzi, non sei nemmeno ribellato. Quindi, ti prego, Charlotte, approfittane. Andiamo via intanto, qua, ragazzi. Ehm lo schifo, anche questo. Perfetto, tesoro, ti sei ripresa un pochino? Eh, dai. Cerchiamo di fare i compiti, basta divertirsi. Però, ecco, sempre le stanze sbagliate, ragazzi. Vai, siediti. Poi c'è lui, ragazzi, per esempio, eh, no? Sì, 57-59 figli, così, ragazzi, più o meno. Basta così, basta così, Charlotte il piccolo ma che ciurlo succede dormite oh mamma santa ragazzi dormite su mamma tutti e tre forza lei è rimasta qua va benissimo allora facciamo aiuta a fare i compiti mamma Charlotte intervieni così ci diamo una bella mossa perché è importante darci da fare le deve anche fare le attività extracurricolari assolutamente sì ragazzi perché dobbiamo lavorare sulla responsabilità e Charlotte è fiduciosa che riuscirà a togliersi dalle balle <ride> la figlia in tempi brevi sono fiduciosa anch'io tesoro anzi visto che sei concentrata resta qui poi a questo punto fai attività extracurricolari ti prego falle subito tesoro perché dai sei stanca, me ne rendo conto, però per favore falle. Così, ragazzi, aiuta a fare i compiti in caso poi io le darò una pozione. A parte che sono le due di domenica, però, sì, sì, abbiamo ancora tutta domenica. E lunedì passano d'età le gemelline, quindi che bello. Altre toddlerine, spero almeno di far riuscire a farne crescere uno, ragazzi, perché. Se no con tutti questi toddler in casa penso che verrà l'esaurimento nervoso a Charlotte e a me. Quindi forza, forza Eliza Veloce, veloce, veloce tesoro. Veloce, 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 ti prego. Avanti. Ci sei. Muoviti tesoro, per favore. Ok. E ora puoi... Manca poco, sì, lo sappiamo. E ora puoi andare, dicevo, a dormire. Vabbè, dopo che sei svenuta, insomma... Hai capito. Ah, ragazzi, mamma mia. Forza, tu tesoro, eh, prendi gli avanzi. Forza, forza, veloce, veloce. Diamoci una mossa. Ah, è iniziato il travaglio, lo sapevo. Tesoro, sbrigati. Ma che ciurlo stai facendo Charlotte? Perché brilli di luce propria e rimani bloccata così? Vai! Patata, ora arriva subito la mamma. Falle giusto mangiare qualcosa perché io quando ragazzi, avendo la moda dell'aborto appunto installata, quando vedo che inizia a stare sul giallo, mi prende l'ansia, diciamo, quindi... Oh mamma, quindi abbiamo tre culle adesso? Perché io posso, non posso farle passare d'età. Oh, mamma santa, tre culle. Eh, sì, ragazzi, avremo tre culle in camera. Quindi, tesoro hai finito? Dai, cura dei donati, super efficiente. Dai, ritorni a mangiare dopo, Charlotte. Vai. Vai a occuparti delle tue figlie, hanno bisogno di te. Avanti. Ok, perfetto. Lo so, tesoro, devi partorire Dai, mangia cocktail di gamberi, finisci Che alle 5 e mezza del, la, del mattino È la morte sua, ragazzi Il cocktail de, qua di gamberi Proprio un bijou Patato Vai Usa il vasino, vai Tu stai benissimo, tra poco ti svegli Tu no Tu no, 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 no Charlotte mia, ti prego Smetti subito e insegna a usare il vasino al piccolo Anthony. Ne ha un disperato bisogno, guarda, tesoro. Corri a prenderlo. Perché veramente deve. Mh, deve utilizzare il vasino. È diventata buona amica di Anthony, beh, meno male, tuo figlio, tesoro. È una gioia saperlo. Quindi forza, forza, su. Ma un altro neonato che piange, ragazzi, ma tutto adesso. Eh, ah, ora devi aspettare un secondo, patata, un istante. Tanto mamma smolla il fratellino e arriva. Ho raggiunto il livello 2 di vasino, perfetto. Facciamo appunto... Cambia il pannolino sporco, perché... Dai, Charlotte, stai... Ma no, Charlotte, vabbè. Vabbè, dai, l'ha messa qui, ragazzi, ci sta. Poi però, ti prego, Charlotte, cambia il pannolino sporco, perché la vedo dura. Ed è una femminuccia, ragazzi! Allora... Mm -mm -mm -mm. Vediamo un po' se c'è qualcosa che mi ispira. Uh, Loren Loren ragazzi, Loren partner. Ferma Charlotte, calmati. Ok. Ed è la figlia di Kengo, ragazzi. Del futuro marito di Charlotte. Fatemi fare una foto a questa piccolina. Oddio, no, però col plum, Bob. Non mi piace. Scusate, sono una rottura di pere, me ne rendo conto. Ma se devo avere una foto, ragazzi, ricordo, deve essere bella. Quindi sì, Tesoro mio. Che meraviglia. Ti prego, ora occupati di questa figlia che ha problemi. Vai, fai una cura di neonati superficiente, che queste sono due ore che piange. Poi nutrerai questa. Ragazzi, è un delirio qua. Al triangolo delle Bermuda, ragazzi, eccolo qual è. Eh, non eh, pensavate fosse altro, invece no, è questo qui. Allora, dai, patato, vieni a dormire. Tu però stai una meraviglia, quindi sveglia, nessun dorma, perché ora mamma viene qui e ti insegna delle cose, altrimenti qui addio, addio. Oh tipo il pensiero, ecco, deve essere proprio una cosa su cui lavorare. Quindi sediti qui, dai Charlotte veloce, appunto verrai qui e farai schede didattiche, insegna e bisogni essenziali. Certo, ragazzi, è vero, con questo sistema fondamentalmente mi sa che imparano soltanto il pensiero. Cioè, si sviluppa più velocemente soltanto il pensiero. E mh, oddio l'altro, no, patato, tu dormi assolutamente sì. Però Charlotte, ti prego, quando ti chiedo di fare una cosa, tesoro mio, falla. Perché se no stiamo qua veramente fino all'anno del mai, e il mese del poi. Avanti. Ok, dai, lui sei anche, vedete, con gli occhiali da sole sta una meraviglia, ma chi sta meglio di lui? Tu patato, ok, tu, tesoro. Mi dispiace tanto, il riposo è finito. Mi rendo conto che è una gran rottura di biglie, ma ahimè. Vai. Ti fai una bella doccia e poi qua bisogna tornare subito ad essere operativi, perché ecco, sto schifo lo buttiamo. Ci penso io davvero, guarda, non ti preoccupare, però tocca darsi da fare ragazzi, veramente, altrimenti non schioderà mai da questa casa. Dunque, cosa abbiamo qui? Abbiamo, no, 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 volevo prendere, uh, volevo prendere il piatto ragazzi, metterlo in tavola. Quindi qui e qui, va bene. Dolce di pane... Vabbè, sono due dolci di pane, dai, prendi una porzione, mi rendo conto che magari per colazione non sia granché. Ma perché non sei andata in bagno? Ma io dico, veramente fai. Guarda come sei conciata. È una cosa imbarazzante, ti giuro. È una cosa imbarazzante, seduta lì. Oh, ragazzi, ma santo cielo. Evidentemente hanno cambiato prima, quando cambiava, diciamo, l'assorbente, non ehm, c'è. Hai una forte personalità? No, non ce ne frega niente del lavoro in questo momento Charlotte, come va? Sto frugolo, sta imparando qualcosa? Dai, non male, quasi al livello 2 Dicevo, prima quando si cambiava l'assorbente, ragazzi, la simmina automaticamente faceva pipì Evidentemente nella moda hanno, insomma, modificato questa cosa Che da una parte mi sembra anche giusto, perché, insomma, sono, non sono due cose necessariamente, no? Um, correlate. Allora, vai qui. Ora dei neonati superficiente, forza tesoro. Su, nessun dorma, Charlotte. Nessun dorma. Tu farai qualche telefonata. Ti riprendi così. Chiacchiera con non lo so. Chiacchiera con Annabelle Chiacchiera, con uh, Thomas. Parla con i tuoi fratelli. Un attimo. Ti riprendi. E poi, ragazzi miei. Visto che questo obiettivo è stato fatto, questo è stato fatto, lei deve assolutamente raggiungere questo pezzettino. Cioè, lo deve fare, ragazzi. Proprio. Sì. Che c'è? Ma lei ha fatto le attività extracurricolari, tesoro. Vedi? Fatte. Quindi non capisco qual è il tuo problema, ma va bene. Leggi un libro che tesoro che sei però Vuoi leggere un libro al fratellino Adorabile guarda prendi un'altra porzione Nel frattempo io tolgo questo Charlotte vieni anche tu a fare colazione Quindi prendi una porzione E prenditi visto che comunque hai partorito tesoro mio Magari che ne so Tipo un succo d'arancia sai per uh, vitamine Conta forse probabilmente ben poco ma dai meglio di niente Patato vai a mangiare Avanti tutta. Su, prendi una porzione. Tuo fratello qua? Mamma mia, no. Vi dovete alzare, bambini, perché quando, ragazzi, vedo che iniziano ad avere così fame diventa allarmante poi la situazione. Quindi prendi una porzione e nel frattempo ti prego chiacchieri con tua figlia Charlotte. Complimentati per l'abito, ma secondo me è una battuta, cioè nel senso tesoro, ma come ti sei conciata? Sei vestita al buio? Eh, quasi, tesoro mio, guarda. Secondo me, proprio durante il blackout, questa si è, è conciata così perché. Eh, mamma, perché cosa c'è che non va nel mio, nel mio outfit? Eh, tesoro, guarda, non sappiamo da dove partire, ti giuro, veramente proprio. Nel senso che, secondo me, Charlotte, con molta delicatezza, le dirà: Guarda, tesoro, ti dico soltanto che almeno hai i colori abbinati. Fine. Ma proprio perché mi sto sforzando di trovare qualcosa che vada, eh, certo. Su? No, patato, non ce n'è bisogno. Mangi adesso, su. State mangiando? Mm. Charlotte, fai una cosa però. Guarda un canale per cortesia, fai canale per bambini, così piccoli. Nel frattempo possono anche guardare la tv. Tesoro, riprenditi, per favore. Fai questo piacere alla tua mamma, ok? Allora, chi è che deve sviluppare l'immaginazione? Patato? Guarda!